Ugo, siamo al Festival di Valori, ci hanno messo in un luogo di responsabilità, sì. L'accoglienza. Ti volevo chiedere, se tu fossi un bancomat, daresti i soldi a tutti? No, sarebbe bello non darli a qualcuno, chiedergli per che cosa gli servono. Ah, bello, bello. Se fossi un titolo di Stato, che titolo di Stato saresti? Quello che investe in sanità, solo bello, in sanità. Un bel titolo di Stato solo in sanità e non nelle armi. E se invece fossi un pezzetto di una società, un'azione, che azione saresti? L'azione rompiscatole che chiede di preoccuparsi non solo dei profitti ma anche degli impatti sociali e ambientali. E se tu fossi stato presidente di Banca Etica, ma per dire le assurdità della vita, che presidente saresti stato? È un presidente che gli piacciono i soci, la parte partecipativa, le idee che mi hanno fatto scoprire a me, che ero totalmente contrario alla finanza e pensavo che il denaro fosse, non lo dico, il male, il male, la cacca del demonio, la cacca, lo sterco del diavolo, e mi ha insegnato che in realtà dietro la finanza e il denaro ci sono un sacco di cose belle, ma le abbiamo disintegrate. E però se... possiamo riscoprirle. Bello, bello. E se fossi una banconota, di che valore saresti? Da 22 euro? Non esiste la 22. Ma non lo so, non ci ho pensato. 17? 17. No, non so. 17. No, non ci ho pensato. Però mi piacerebbe puzzare. Dice che il denaro non puzza. Puzza, no, a volte puzza. E invece mi piacerebbe che avere odore, via, magari non puzzare, però avere odore delle storie che ci sono dietro. L'odore dei soldi. L'odore dei soldi. Bello, bello, commovente. Vabbè, io finirei qua, insomma. Ma sì, anche perché non so proprio cosa dire. Mi presti 20 euro? Mi devi ancora rendere quelli dell'altra volta. Vabbè.